Eccoci, benvenuti, Rinascimento Digitale. Benvenuti a tutti, ai giornalisti, alle aziende presenti, ai clienti e un benvenuto particolare al Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Oggi è l'evento per la posa della prima pietra del headquarter, come direbbero gli inglesi, o headquarter, come direbbero gli americani, insomma, la sede, la nuova sede di Siemens, che non è solamente un edificio, ovviamente un edificio moderno, con una serie di caratteristiche che andremo a vedere, ma è soprattutto un momento di riqualificazione urbanistica, perché non ci sarà solo un edificio, ci saranno 24.000 chilometri quadrati di verde, 400 alberi, un centro sportivo e tanto di più. Ma siccome alla base di Siemens c'è l'innovazione, la sostenibilità e anche l'idea che l'uomo sia al centro, oggi lo vedremo, sarà un edificio pensato per l'uomo, per lo smart working, perché ormai il digitale è dappertutto, no? Deve essere al nostro servizio, così come anche gli edifici, le pareti, no? E per cui permetterà a 1700 collaboratori di collaborare, appunto, di lavorare in modo innovativo. Ma non solo, è un edificio particolare perché in questo momento in cui, insomma, no, nel mondo le cose e gli investimenti vanno in alcune direzioni e meno in altre, beh, Siemens ha pensato, ha deciso di costruire il primo palazzo di questo tipo, il primo headquarter, dopo quello centrale di Monaco, proprio qui in Italia, ha scelto l'Italia per investire, per mettere insomma, un po' di milioni e per mettere a quest'area e a questo paese, anche a questa città, di crescere ancora di più. Quindi l'uomo al centro, lo smart working, se volete, anche l'innovazione è centrale, no? L'innovazione, il digitale, tutto quello che rappresenta. E oggi, infatti, vedremo insieme un percorso che arriva dalla visione di Siemens, che ha un po' di anni, no? È stata fondata nel 1847 e c'è un signore che ha immaginato tutti questi valori che sono le fondamenta, no? Centrali, il cuore di quello che ancora oggi è Siemens. E un signore che a me è molto simpatico, perché era un grande innovatore, un grande visionario, uno che quando ho letto di lui, non lo conoscevo, devo dire la verità, sono rimasto colpito un po' perché è scapigliato un pochino come me. Un digitale antelittero, non lo sapeva. Aveva dei baffoni così, l'avete visto nell'invito, e soprattutto aveva un papillon o un bow tie. Per me no, il digitale è anche questo. Ed è von Siemens, quindi l'uomo che 200 anni fa, perché il 2016 è anche il 200 anniversario dei 200 anni della nascita di Werner von Siemens. Quindi un uomo che aveva davvero nella visione la capacità di vedere, no? una delle sue forze, sostanzialmente una staffetta, un testimone che negli anni si è trasferito di amministratore delegato in amministratore delegato, tutti con questo taglio, no? Che è rimasto quasi immutato nel tempo, lo vedremo poi dopo. E oggi la staffetta è in mano al testimone, è in mano all'ingegner Golla, l'ingegner Federico Golla, che è l'amministratore delegato e CEO di Siemens. Prego. Signor Presidente, grazie. Signor Prefetto, colleghe, colleghi, amici, è una giornata importante perché è una giornata di riflessione. Noi molte volte ci facciamo prendere la mano dal day to day che va fatto, però ogni tanto vale la pena riflettere, vale la pena guardarsi indietro, ma vale la pena guardarsi indietro solo per guardare davanti. Il titolo di questa presentazione, a parte il Rinascimento, credo che insomma, il Presidente sia la persona più adatta per capire cosa c'era prima del Rinascimento e cosa è successo dopo, in termini di modernità, in termini di innovazione artistica, culturale e anche scientifica. Però, lasciando la visione del passato, ho intitolato questa mia presentazione Un viaggio nel futuro. E mi sono immaginato un incontro al bar, un incontro sulla spiaggia, con un alieno, per chiedergli cosa vedeva della nostra tecnologia, cosa vedeva
del nostro mondo informatico, del nostro mondo, della nostra innovazione. Com'è che lo vede questo alieno? Ma questo alieno era carino, io l'ho visto già. L'ho già visionario, giustamente. L'ho già incontrato, oddio, ce ne sono di più belli, però... Non è male. Monoculare, i piedini sono carini. Pollice opponibile. Però. Devo dire che però è estremamente intelligente e probabilmente mi ha nascosto qualcosa, no? Probabilmente avremmo potuto trasportare qualcosa dalla sua cultura alla nostra. Questa non è una presentazione, vedete, degli appunti a mano. Queste qui sono le mie riflessioni, guardando fuori dalla finestra, pensando negli spazi liberi quello che può essere o deve essere il futuro della nostra azienda. Allora, vedete, l'ho chiamato futuro presente, no? In modo sgrammaticato, ovviamente. È un futuro presente quello che siamo. Siamo tecnologie per l'industria, per l'energia, per le infrastrutture, per l'healthcare, oppure siamo ICT, che vuol dire hardware, software, device, reti. E questi sono tutti i player. Da un lato ci siamo noi, c'è ABB, c'è General Electric, tutti i grandi player internazionali che sono sempre da rispettare e qualche volta anche da emulare, Google, Apple, IBM e Microsoft. Questo ci ha permesso di scrivere la visione 2020. Però 2020 non è domani, è stasera. Ragionare, impostare un piano di investimenti, di sviluppo tecnologico per il 2020 vuol dire lavorare per il giorno dopo. E noi abbiamo bisogno di lavorare per il giorno dopo e per i prossimi 20 anni, per i prossimi 30 anni. Quindi le prime due linee di sviluppo del piano 2020 riguardano l'elettrificazione. Da quando ci sono gli elettronici c'è la Siemens, perché nel 1897 gli elettroni correvano in un cavo, sono, come dice il mio amico Starace, non sono intelligenti gli elettroni, li devi educare, perché se no vanno da una parte all'altra in alternata o in continua, no? The most stupid element. Poi siamo passati nell'automazione, oggi si parla di industria 4.0, ma c'è stata evidentemente una 3, un 2, un 1.0 dal vapore in avanti, non vi annoio con queste note. E poi c'è la digitalizzazione, c'è quello che sarà. La digitalizzazione per noi è trasversale ai mercati che oggi vediamo, ma che vedremo anche fra 30 anni in sviluppo, che sono le energie sostenibili, se ne parla tanto, le infrastrutture intelligenti, e qui mi rivolgo al Presidente Renzi, c'è un grande bisogno di strutture intelligenti in Italia. La mia non è un pianto di investimenti, è una constatazione di una certa arretratezza tecnologica che dovremmo riuscire a colmare. E poi c'è il futuro del manufacturing. Qui siamo meglio perché siamo il secondo paese in termini di produzione industriale in Europa, il quarto, il quinto nel mondo. Quindi il manufacturing merita l'attenzione della parte politica, ma soprattutto della nostra, perché questo è un fatto privato. Se l'industria investe per ammodernarsi, ne ha un vantaggio competitivo. Qui ci sono alcuni esempi della prima era digitale, ma è primitiva, nel senso che è qualche anno che si parla di queste cose e ne abbiamo poche, ne abbiamo molto poche. Sono contento? Sì, sono contento. Vorrei di più? Sì, vorrei di più. Però abbiamo l'impianto di produzione Maserati, che è un gioiello per il paese, la riconversione di una vecchia fabbrica di Bertone, credo che lei l'abbia visitata, l'Esselunga, il porto di Savona, piccole cose ma che ci permettono di dire che siamo sulla strada giusta. L'alieno che ho incontrato 32 anni fa è tornato e quindi sono andato a chiedergli cos'era cambiato, se avevamo sorpassato il suo pianeta o se eravamo ancora al palo. È tornato a parlarci del futuro che sarà. Il futuro che sarà ha tutta una serie di tecnologie nuove che probabilmente 25 anni fa erano in via di sperimentazione, il cloud computing, il 3D printing, le applicazioni, una serie di materie, di discipline, la robotica, l'intelligenza artificiale. Se ne parla poco, se ne parla con paura, se ne dovrebbe parlare molto. La medicina personalizzata, la genomica, i materiali, tutto quello che nel 2050 potremo trovarci. In sostanza l'alieno, ma l'ho seguito perfettamente in questo viaggio,
disegna due linee di sviluppo del nostro perimetro tecnologico. Quello industriale, l'industria 4.0, che lavorerà sempre più in virtuale, quindi il cyber physics, e sempre meno in reale. Cioè, viene un momento in cui qualcosa devi produrlo. L'automobile, perché sia guidabile, prima o poi reale lo diventa. Però tutta la fase precedente è una fase virtuale, che accorcia i tempi, che aumenta la produttività, che riduce il time to market, tutto quello che si chiama efficienza. Dall'altro lato, l'ho appena citato prima, il mondo delle infrastrutture, che saranno un giorno smart city, smart grid, smart mobility, smart building. Io ho avuto modo di vedere il LIP, London Infrastructure Plan, iniziato con Boris Johnson, continuato. È un piano da 1.4 billion sterline, con vincolo di attuazione fino al 2050. È quello che serve. Londra è la città per eccellenza, la città più moderna in termini di smartness. Quindi queste sono le nostre aspettative. Ovviamente lavoriamo con dei grandi player, sulle smart grid lavoriamo con l'Enel, lavoriamo con tanti altri operatori, perché vogliamo appunto fare in modo che la storia continui. Al marziano ho fatto un'ultima domanda: ma chi hai trovato nel mercato del 2050? Ma probabilmente un po' intimorito dalla mia presenza ha detto Siemens, vabbè, credo che ci stia anche una operazione di fiducia, e poi ha trovato degli altri competitor che lascio segreti, perché lascio a loro il piacere di sviluppare le innovazioni del futuro per competere con noi. Mi avvio alla conclusione, due parole su cosa siamo. Siamo grandi, che non è necessariamente un metro, una misura di bellezza, però è un dato di fatto. Siamo 350.000 collaboratori nel mondo, 75 miliardi di fatturato nel mondo, più di 200 paesi, un portafoglio ambientale, brevetti, invenzioni. Siamo fra i top 10, no? Non credo che debba dire di più. Noi facciamo la nostra parte, signor Presidente. In Italia è nei primi 10 paesi di Siemens, come attenzione e come volumi, generiamo 2 miliardi di giro d'affari, abbiamo centri di competenza mondiali, abbiamo fabbriche e vogliamo avere di più. Quindi questa è non la fotografia statica del presente, ma è l'elemento di partenza di quello che io e i miei colleghi vorremmo fosse il futuro di Siemens. Non c'è sviluppo e innovazione senza un legame stretto con l'Accademia. Abbiamo relazioni da lungo tempo con il Politecnico di Milano e di Torino, che sono due eccellenze, con l'Università di Genova, con l'Università di Siena, con altre minori. Tutte le volte che c'è l'opportunità di lavorare col mondo dell'Accademia, non su un piano teorico, ma su un piano pratico, lo facciamo con estremo piacere. Il nostro futuro si chiama crescita. Non c'è, no? Senza crescita non c'è divertimento, senza crescita non c'è sviluppo. Si basa sull'innovazione, si basa sulla governance, ma si basa anche e soprattutto sulla qualità degli uomini e delle donne, sulla professionalità dei tecnici, e quindi noi stiamo cercando, ne parlavo ieri con il Ministro Poletti in una colazione di lavoro, di spingere, di introdurre il concetto smart working, che paradossalmente non viene capito, non è recepito da tutto il sindacato in un'ottica positiva. Noi abbiamo dal 2011 già 1700 persone in contratto smart working. Cosa vuol dire? Vuol dire lavorare meglio, vuol dire dare fiducia ai propri dipendenti che te la ritornano, vuol dire quello che io dico sempre in una battuta: fallo dove vuoi, fallo all'ora che vuoi, ma fallo bene. Questo... Siamo tutti d'accordo, no, su questo? Non... Questo... L'amico Marco l'ha ovviamente erroneamente interpretato. No, perché... Però questo credo che rappresenti una esemplificazione di quello che vuol dire fallo dove vuoi, ma fallo bene. Io credo che veramente l'innovazione migliore che potremmo sperimentare nel nostro paese sia quella dello smart working, che vuol dire disco verde ai giovani, che vuol dire trust, vuol dire fiducia, vuol dire condivisione degli obiettivi, vuol dire una vita più moderna, quindi rinascimentale,
che è una vita dove non hai l'orologio come clock del pubblico, privato, dell'ufficio, casa, bambini e famiglia, hai una vita che merita di essere vissuta, che è quella dell'interazione culturale fra impegni professionali e vita privata. Per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie davvero. Sì, vogliamo un paese dove si possa lavorare su una tavola da surf, no? Dove le aziende ce lo permettano, e anche alcuni sindacati che non ci sgridino troppo, insomma, no? Si possa fare anche da lì. E abbiamo parlato di futuro, abbiamo visto il futuro attraverso attraverso gli occhi di un visionario per eredità, oltre che per ovviamente dato di fatto concreto. Ma che, com'è la situazione oggi, no? Ci si chiede bene quello è il futuro, ma oggi le aziende cosa vogliono in Italia? Che cosa significa innovazione? Troppo spesso è una checkbox, è un tick in a box. Abbiamo fatto Facebook, c'è l'innovazione, non basta. L'innovazione di processo è un'altra cosa, però costa, è complicato da intraprendere, eccetera. Io sono un digitale di vecchia data e ogni volta c'è una nuova buzzword, no? Che arriva, il 2.0, il 3.0, il 4.0, il 5.0, però la sostanza dietro invece è molto più difficile da attuare. E allora com'è la situazione oggi? Siemens ha commissionato una ricerca al professor Nicola Piepoli, eccolo qua, che ovviamente, come al solito, ci darà una visione puntuale di cosa vogliono le aziende oggi in Italia. Professore. Grazie. Ringrazio molto l'ingegner Golla che mi ha chiamato a questa impresa, il Presidente del Consiglio con cui mi sono incontrato varie volte occasionalmente nella vita. Mi auguro più futura che passata, perché il passato è un peso e il futuro è il mondo in cui noi dobbiamo vivere, non c'è un altro mondo se non il futuro. E vediamo rapidamente i trend dello sviluppo digitale. Tenete conto che il tempo è piuttosto breve per me e quindi, anche perché Golla ha fondamentalmente esposto la futurologia dell'azienda e forse anche del nostro paese, vediamo un po' i trend dello sviluppo digitale. Che cosa facciamo noi abitualmente? Noi verifichiamo attraverso dei campioni rappresentativi di imprese, esattamente come di individui, la situazione di determinate aree, in questo caso come è visto il futuro. E abbiamo intervistato delle imprese, 420 imprese che sono parecchie per un'indagine rappresentativa sulle imprese italiane. Tenete conto che le imprese a nostra disposizione sono un campione rappresentativo delle imprese italiane e quindi sono medio-piccole in linea di principio. Questo è molto importante, cioè la parcellizzazione del lavoro in Italia è più forte che in altri paesi europei, non ultima o prima di tutti la Germania. Quindi noi abbiamo, che cosa fatto? Intervistato un campione che è rappresentativo per il 38% dell'industria, per il 32% del terziario, per il 16% dell'edilizia e per il 14% degli utilities, sparsi per l'Italia in funzione del fatto che in linea di principio le luci delle aziende brillano di più nel nord che nel sud, però brillano bene anche nel sud. Siamo a livello del 28% di intervistati nel nord-ovest, 21 nel nord-est, 23 nel centro e 28 nel sud-isole. Campione rappresentativo, è inutile discutere su questo, basta che ciascuno di noi pensi al proprio sangue e pensi a un esame del proprio sangue. 5 centilitri bastano per stabilire se siamo sani o malati e in che cosa siamo sani o malati. Qui i 5 centilitri sono in questo caso le 420 imprese che abbiamo esplorato. In questo triennio, nel triennio 2013-2015, sul mercato, diciamo, in termini di prodotti e in termini di processi ci si divide in due. Come prodotti tecnologicamente innovativi e come servizi tecnologicamente innovativi siamo a un totale del 23%. Per processi di produzione tecnologicamente innovativi, servizi di logistica, cioè sempre processi, quindi
rispettivamente l'8 e il 5 e per altri processi tecnologicamente innovativi il 2. Quindi abbiamo che nella prima area c'è un 38%, c'è l'area dell'innovazione legata alla digitalizzazione come produzione e nell'area dedicata all'innovazione descritta legata ai processi siamo rispettivamente il 38 e il 39%. Per quello che riguarda i criteri e le ragioni di modalità di investimento, abbiamo che i criteri, le finalità che ispirano gli investimenti in innovazione sono la definizione di prodotti e servizi più attraenti per i nostri clienti, 50%, riduzione dei costi di produzione, 35%, riduzione dei costi di manutenzione, 34%, efficienza dei processi produttivi, 32%, riduzione dei costi nel complessivo ciclo della vita del macchinario, impianto, analisi di life cycle cost, 14%. Quindi sostanzialmente perché io investo nell'ambito dell'innovazione? Investo nell'ambito dell'innovazione perché produco a costi più bassi e cerco di vendere prodotti migliori e quindi di vendere a costi per i clienti superiori, entro determinati limiti. Questo è un po' l'ambiente. Per le forme di finanziamento, è inutile parlarne, sono fonti di finanziamento private, cioè il protagonista dell'azienda, il titolare dell'azienda a un certo momento impone a se stesso dei sacrifici in termini di investimento purché si pensi alla tecnologia. Siamo nel 77-79% di mezzi e risorse proprie, il che significa il 100%. Per quanto riguarda la propensione futura all'innovazione e alla digitalizzazione, abbiamo che un terzo degli intervistati pensa a questo. E un terzo si può leggere in due maniere diverse, è una specie di Giano bifronde. Cioè, significa che un terzo delle imprese, che ripeto sono medio-piccole, hanno voglia di innovare, pensano al futuro e quindi sono il punto di riferimento della totalità. 36% per quello che riguarda l'industria, 32% per gli utilities, 19% per l'edilizia e 33% per il terziario. Direi che come sguardo generale potrei dichiararmi abbastanza alla fine, tenendo conto che la digitalizzazione delle imprese italiane è fatta da persone e queste persone sono figure dedicate, nel caso specifico 78 aziende su 420 hanno figure dedicate e figure generiche, 342 aziende rispetto alle 420 hanno figure generiche e la media dei risultati è alta per quello che riguarda le figure dedicate e medio-alta per quello che riguarda le figure generiche. Direi questo è quanto dal punto di vista della mia esposizione. Grazie professore, grazie molte. Grazie. E ora siamo arrivati al momento della cerimonia, della posa della prima pietra. Quindi siete pronti, avete tutti le scarpe adatte, bisogna andare nel fango, non so se ve l'hanno detto. Ora ci incamminiamo piano piano e andiamo nel cantiere che è qua alla nostra destra per partecipare alla cerimonia. Scusate se ci sarà un po' di fango, ma non si scherza ovviamente. Qui siamo nel mondo digitale, si fanno le cose a distanza, non c'è più bisogno, no, di andare fisicamente da qualche parte. Allora state comodi, no? Vi portiamo noi lì. Vi portiamo in un posto dove l'idea era quella di pensare ad una nuova prima pietra, un nuovo modo di fare una prima pietra. E quindi digitale. No, una capsula che adesso vedremo, dove dentro ci sono i valori più importanti. Quali sono i valori più importanti di qualche seme da un cuore, no? Da lasciar lì per farlo crescere per il futuro? Ma il da dove veniamo in genere, senza ricordo, in generale, da dove si viene, no? Che cosa si è fatto e quindi che cosa si è. E allora questo è quello che è stato messo insieme. Vediamo un video che ce lo racconta. Thank you.
migliorare la qualità della vita e renderla sostenibile. Per me significa stimolare la creatività per l'innovazione senza perdere di vista il valore della tradizione. Collaborare per dare ai nostri clienti soluzioni all'avanguardia. Passione per la tecnologia, che ci spinge a creare un mondo migliore. Capire il presente e immaginare il futuro. Per me vuol dire saper creare qualcosa che lascia il segno. Gestire creativamente gli imprevisti di ogni giorno. Affrontare le sfide di ogni giorno con il coraggio di innovare. Ingegno per la vita. Ingegno per la vita. Ingegno per la vita. Ingegner Golla. Ecco la capsula. Sono dentro i valori, no, fondamentali. E allora incominciamo a tirar fuori la rampa di lancio del drone dentro cui abbiamo trasferito la capsula, che è una telecamera. Allora ve lo facciamo vedere. Io facciamo non decollo, vedere, con questo. Dove viaggia, dove va. Lì dentro ci sono le origini, c'è tutto. Ci sono i valori. I valori. Ci sono i valori dell'azienda. La quintessenza. L'innovazione, la quintessenza dell'azienda, l'etica dell'azienda. L'etica dell'azienda che e... non cambia nel tempo. Ecco che scendo rimasta... perché qui parte il drone. Poi c'è... Allora, facciamolo partire il drone. Eccolo. Next time, maybe. Pronti? Beh, io mi risiedo lì perché spero di non colpire il Presidente del Consiglio. Sarebbero contenti. Sì, ecco, qui avete la visione. Grazie del benvenuto a casa Siemens. Grazie, grazie Ingegner Golla. Allora, per vedere com'è l'edificio, come funziona, 2 minuti, 2 veri, invito sul palco, please come here because you speak English, Scholz Lüttner, che è il CEO
CEO Real Estate, mondo di Siemens, ci racconta brevemente di cosa hai fatto questo edificio. Thank you very much for the introduction. You're welcome. Dear Prime Minister, dear representatives of the city of Milano, dear Mr. Golla, dear colleagues and dear customers, thank you for joining us here today for the two lady foundations for the new Siemens headquarters in Milano on Via Vipiteno. This building means a lot to us. By laying the cornerstone for our new building today, we are also laying the foundation for the future of working at and with Siemens. Dear Siemens colleagues here in Milano, you can look forward to a new and open working environment with state-of-the-art design, plenty of daylight, and an environment characterized by constructive collaboration, teamwork, and communication as well as creativity. By combining the two locations, Bicocca and Vipiteno, Siemens is moving closer together in Milano. Today's groundbreaking ceremony is for our new building, of course, the Siemens headquarters in Milano, which is being built here next door. It's an E-shaped building, will consist a ground floor and three upper stories, providing more office space than the equivalent of two soccer fields. In addition to workspaces for about 900 employees, we are also building a conference center, cafeterias, and training centers. In line with the high Siemens sustainability targets, the new building will be certified according to the internationally recognized LEED Gold standard. At this point, I would like to express my special thanks to the City of Milano and its authorities. Thank you for your patience. I know that the planning took a bit longer than we originally thought. Thank you also for the outstanding cooperation throughout all the planning and approval processes. This is why we were quite willing to build part of the new ring road that will make access to this location much easier. We have also created a soccer field open to the public on part of our land. And finally, we are going to turn the 25,000 square meters park that is part of the location and already used by employees and the neighborhood into a public park. All these measures will benefit employees who will find a modern campus-style working environment here. But the measures will also benefit our neighbors, as the Siemens headquarters in Milano will improve the quality of life in this district even more. Finally, I would like to mention that the new Siemens Milano headquarters will be featured by a very special highlight, the wing. It is one out of our four wing sculptures, and if you look over there, then you can see the wings, which were designed by the famous architect and artist Daniel Libeskind and were exhibited for the first time here in Milano during the Expo. And this is the fourth wing sculpture, in a way returning home to the city where it was seen for the first time, right in front of the main entrance of the new headquarters. And Daniel Libeskind, and this is my last sentence, who created the wing sculpture, said, "Sometimes constructing one single building is enough to change a city." With this, thanks a lot, and great. I wish you a lot of success. You know, I like one thing, you know, as an Italian, when I've seen these, the football play, I say, yes, that's a good project, that's fine, that's a good project, you know. Sì, andiamo sulla chiusura. Saltiamo, prendo la responsabilità della regia per un secondo. Padrone di casa. Saltiamo la chiusura prevista. Sì. La parola a Matteo Renzi. Che... No, l'unica cosa che vi chiedo, Presidente, solo una cosa. Due foto insieme, fatele. Forse. Dopo, prima la parola. Subito dopo. Prima fate la parola. Dopo? Va prima bene, va bene, va bene, va bene. Mi scuso perché sono arrivato in ritardo. Siamo in ritardo e contemporaneamente devo anche chiedervi un anticipo. Ingegner Golla, lei ha detto che il futuro che tu non puoi aspettare è il futuro che non può attendere, se vogliamo, anche dal punto di vista più generale. 18 mesi scadono l'13 marzo del 2018, le elezioni sono a febbraio del 18. Ora,
Non voglio fare un fatto personale, perché altrimenti mi tocca rivincere le elezioni. Rivincere no, direbbe qualcuno, mi tocca vincere le elezioni. Se fate un mese in anticipo la conclusione dei lavori, tutti noi saremo contenti. This is a joke, don't worry, this is an Italian discussion. È una buona idea. Scherzi a parte, molte considerazioni belle da fare alla luce delle vostre introduzioni. Le ho sintetizzate, le vado rapidissimo. Bello, un impianto bello in un posto che è reso ancora più bello dalla vostra presenza. La riqualificazione di certe realtà urbane passa necessariamente attraverso gli investimenti dei privati. È giusto che il pubblico faccia investimenti, c'è qui l'assessore all'urbanistica, c'è la del comune, c'è l'assessore della regione, ci sono dunque le autorità competenti. Il pubblico deve fare una parte per ragionare sulle periferie, sulle aree urbane, ma c'è bisogno di interventi di qualità da parte del privato. Un investimento di una grande azienda multinazionale che decide di investire a Monaco e a Milano, dando quindi un segnale molto chiaro, forte, di cui ringraziamo Siemens, ringraziamo la casa madre di Siemens, oltre che Siemens Italia, è il segno che la riqualificazione di queste aree passa anche da edifici di grande qualità e di bellezza. Ci sono tratti architettonici, artistici di una grande archistar che ha segnato l'Expo di Milano, ci sono le attenzioni al lavoro quotidiano, la battuta sul campo da calcio se la poteva risparmiare visto che coi tedeschi quest'anno è l'unica volta in cui ci è andata male, però come dire, prometteremo di battere i rigori con più attenzione, diciamo, eventualmente, ma quello che è il punto chiave è uno, questo è un edificio che dà da, lavorare a delle persone qua, persino quelle che stanno col surf, la giacca, la cravatta e il computer, che ho da trovare dove avete fatto quel fotomontaggio, perché non è possibile, ma è un messaggio molto bello, molto significativo per Milano. Dunque, per tutti questi motivi, felicità, grazie. C'è però un secondo punto, io sono molto geloso dell'ingegnere, perché lui incontra gli alieni. Ora, se mi rimettete anche a me l'immagine dell'alieno, che sono geloso, io potrei prendere il suo spunto, dove mi fate nella presentazione, c'era la faccia di quel... di quel bel fanciullo. Se quell'alieno avesse guardato l'Italia di 20 anni fa, avrebbe visto un'Italia in cui i problemi che avete segnalato e che sono problemi fondamentali, vedete, le domande se le faceva non soltanto sul futuro del mondo, della digitalizzazione, ma quella stessa domanda se la poteva fare sul paese. Perché com'era vista 20 anni fa l'Italia? Come è vista oggi? Come può essere vista tra 20 anni? Voi avete messo nella vostra, mi sono fatto anche la foto, avete messo nella vostra presentazione, ha messo Ingegner Godone nella sua presentazione un triangolo dove c'è la governance, c'è l'innovazione, c'è il capitale umano. Governance, innovazione, capitale umano. Il tema della governance è quello che stiamo cercando di affrontare in questa fase con le cosiddette riforme strutturali. Vale a dire semplificare, rendere un paese più agile, ridurre costi e posti dei politici esattamente per renderle più semplice, più agile, per far sì che nel tempo della globalizzazione sia più semplice. Ma ci sono gli altri due aspetti che sono cruciali, l'innovazione e il capitale umano. L'alieno, vedendo il sistema del lavoro italiano fino a qualche anno fa, avrebbe avuto probabilmente di che preoccuparsi. Non soltanto gli alieni, anche gli umani, quando si interfacciavano con le regole del gioco sul lavoro, non me ne voglia il mio amico Cesare Daviano, che pure ha contribuito anche con qualche distinguo a riscrivere le nuove regole, ma se avessero guardato gli alieni e comunque come guardavano gli umani le regole del gioco del mercato del lavoro in Italia, si sarebbero immediatamente impauriti. Oggi le cose sono cambiate. Oggi le regole del lavoro sono più agili, più smart, più semplici. Oggi l'innovazione in Italia passa dalla capacità di creare dei luoghi in cui, interessantissima nella presentazione di Golla la relazione con 4 università, almeno io ne ho viste 4, poi saranno sicuramente di più, ho visto il Politecnico di Milano, ho visto Torino, ho visto Genova, poi ho visto Siena, se no, un'importante università di una importante città toscana, non la più importante città, ma sicuramente una università di grandissimo livello. Queste 4 realtà dimostrano in modo molto chiaro ed evidente che c'è un'innovazione sulle università, sull'accademia, sulla ricerca.
E c'è dall'altro lato il convincimento che il capitale umano è chiave in Italia. Insomma, io a quell'alieno, se avessi avuto la fortuna che ha avuto Gola di poterlo incontrare, avrei risposto una cosa molto semplice. L'Italia, forse 20 anni fa ti poteva far venire qualche grattacapo, ma noi siamo convinti è il paese che ha i margini di miglioramento più interessanti per fare investimento, per fare innovazione, per fare capitale umano, per fare robotica, intelligenza artificiale, per investire sul domani. Mi immagino le reazioni di alcuni di voi. Ah, ma cosa dici? È il solito atteggiamento positivo, ottimista. Io vorrei essere chiaro, noi non abbiamo uno sguardo strutturalmente ottimista sulla realtà, noi cerchiamo di essere realisti, caro ingegnere. Non a caso, oggi c'è stata una polemica perché il ministro Padoan ha detto che i dati del PIL saranno più bassi di quello che noi speravamo. Noi diciamo la verità, è così. I dati del PIL che erano negativi fino a qualche anno fa, perché siamo partiti da un dato del PIL che era del meno 2,3% nel 2012 e del meno 1,19% nel 2013, i dati del PIL sono tornati positivi, ma ancora non vanno con la velocità che noi vorremmo. E quando accade questo, il nostro governo dice la verità, non racconta barzellette. Non si mette a nascondere i dati, dice sì, vorremmo fare di più, speriamo di poter fare di più. Ma con la stessa franchezza con cui diciamo i dati del PIL vedono la crescita finalmente dopo anni di decrescita, ma non ancora quanto noi vorremmo, perché vogliamo e possiamo fare di più, con la stessa forza vi diciamo anche che questo è un paese che ha messo finalmente la marcia nel modo giusto sui posti di lavoro, che l'ha messa sulla banda larga, sulla robotica, sulla diffusione dell'innovazione, sulla riorganizzazione dei centri di ricerca, sulla riforma della pubblica amministrazione, per cui quando farete un nuovo headquarter, forse non a brevissimo immagino, visto che avete appena fatto partire i lavori, possiate avere un'interlocuzione più, ancora più rapida con la pubblica amministrazione, in modo tale da poter avere sì sì, no no, nel giro di poche ore, nel giro di pochi giorni. Questo è ciò che sta avvenendo in Italia, un paese in cui dopo anni di dubbi, la certezza del poter fare investimenti diventa una delle fondamentali carte da giocare a livello internazionale. E allora perché sono qua? Sono qua per dire grazie alla Siemens dell'investimento, sono qua per dire che questo investimento si colloca in una città, tra qualche istante firmeremo il patto per Milano, che è per noi il punto di riferimento più avanzato, una città che ha saputo fare le cose anche quando altri che dicevano sempre no suggerivano di non farle. Ogni riferimento all'Expo è puramente voluto, una città che ha tutte le condizioni per poter essere un crogiuolo di possibilità, di opportunità, di curiosità, a condizione, lo dico a chi lavora qua, così come a chi lavora fuori, che si tengano insieme le due caratteristiche chiave. Il realismo, la concretezza, tipica di chi guarda la realtà per quella che è e non per quella che vorrebbe che fosse, e dall'altro la capacità di sognare, di avere un ideale, di avere una visione. Caro ingegnere, lei ha iniziato partendo dal Rinascimento. Cos'è stato il Rinascimento se non una straordinaria esplosione di talento agevolata dalle condizioni di quelle città? Quelle città allora erano città in cui la finanza finanziava la cultura. La finanza, per motivi più disparati, vedeva i mecenati del tempo essere costretti, qualcuno perché aveva paura di andare all'inferno se non metteva i soldi nelle pale sull'altare e qualcuno perché semplicemente ci credeva, investire in opere d'arte, investire in formazione, investire in biblioteche, in libri. Attraverso quella che oggi si chiamerebbe scommessa sul capitale umano si è creato un clima straordinariamente suggestivo e intrigante, il clima che ha fatto grande anche Siena, non solo Firenze, che ha fatto grande tante altre città, ma che ha permesso non di diventare, come noi immaginiamo, il luogo della memoria soltanto, ma il luogo dell'esperienza e dell'individuazione del futuro. È un futuro che forse fa paura. Io non racconto barzellette. Noi sappiamo che c'è una parte della nostra popolazione che ha paura del futuro. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, perché la robotica, perché l'innovazione, perché persino un drone lascia magari in una generazione, o comunque non in una generazione, in alcune persone, l'impressione che chissà che cosa accadrà. Ma avete visto le slide che vi ha proposto Golla quando vi ha fatto vedere la differenza tra le aziende
che si sono divise il mercato oggi. Tu non avresti mai detto 10 anni fa che un telefonino avrebbe cambiato la quotidianità persino dell'informazione attraverso il video, attraverso la foto, attraverso la straordinaria esigenza di connessione, interconnessione che questo mondo esprime. Eppure questo è accaduto. Chissà cosa accadrà nei prossimi 10 anni, chissà cosa accadrà nei prossimi 20 anni, chissà cosa accadrà nei prossimi 30 anni. Quello di cui io sono convinto è che l'Italia sia il più bel posto al mondo, non solo per passare le vacanze, ma per far crescere idee, per far crescere futuro, per far crescere innovazione. Per tutti questi motivi, io dico a Siemens che a Milano siete a casa vostra, io dico a Siemens che in Italia siete a casa vostra, vi sfidiamo a portare qua il più possibile le vostre realtà più avanzate di ricerca, le vostre realtà più avanzate di curiosità sul futuro, già in parte ci sono e le testimonianze di questa sala vanno esattamente in questa direzione, e chiedo a chi, come voi, come lei, ha sempre mostrato di avere una lucida visione, di aiutarci a rappresentare ai nostri concittadini italiani che sì, anche se qualcuno ha paura, il futuro è un luogo meraviglioso dove poter andare tutti insieme, ed è un luogo che sarà ancora più accogliente e affascinante se metteremo al centro i valori che sono tipici della nostra identità. Ecco perché ho apprezzato che nella prima posa della prima pietra ci fosse nel drone inserito, che poi non c'era, abbiamo visto che era una finta, però era bellina l'idea, ci fosse inserito il tema dei valori, il tema dell'identità, in questo caso dell'identità aziendale.